Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video, il video che più mi piace registrare per quanto riguarda il mio canale, oltre al video sui prodotti terminati, ovvero i prodotti non bucati, perché anche quello è un video che mi piace registrare. Ma allora andiamo al terzo gradino del podio e sono i prodotti che ho acquistato nel mese. Ecco qui tutta la carrellata che vi farò vedere, che sono arrivati a casa mia, ovviamente, dove ci ho speso soldi, e se ci sono delle cose che mancano ve le citerò in questo video strada facendo, spiegandovi perché comunque in linea di massima vi ho già fatto un video a riguardo e non penso di avere tantissima roba, ma comunque un po' di materiale c'è. I negozi dove sono andato, comunque i siti internet che ho frequentato di più, sono stati Amazon, Sephora, Lillapois e Tigotà, così ho fatto anche rima. Vi cito qui due iniziative online alle quali io ho dato i miei soldi pagando solo le spese di spedizione, ovvero ho preso un nuovo prodotto di Don HD e anche un nuovo prodotto del marchio Beautally, mi sembra si chiama, e vi lascerò comunque, casomai nel pallino di informazioni, la playlist, cosa ne penso di, dove cito questi prodotti, queste iniziative, spiegandovi come mi sono trovata. Non è una recensione sul prodotto, ma una recensione sull'iniziativa, e così anche se avete voglia di partecipare avete in quei video che ho fatto nell'info box i link per richiedere il prodotto pagando solo le spese di spedizione. Sto tenendo al varco una terza azienda perché ve la devo strabocciare, perché è, diciamo, secondo me fraudolenta, perché non vi indica che in fase di pagamento state aderendo a un abbonamento per avere i prodotti che state acquistando e non andate a pagare effettivamente il costo che vi indica invece nelle sponsorizzazioni delle storie di Instagram, perché me la sono beccata lì. Sto solo aspettando al varco una risposta tramite mail da questa azienda e poi non so se passerò per vie legali, ma vi farò un video a riguardo, ovviamente professionalmente, nel senso che ovviamente non va offeso nessuno, ma vi voglio segnalare questa cosa per fare attenzione, perché dopo tanti anni, un anno, perché è da un anno che sto facendo questa tipologia di video dove pago solo le spese di spedizione per avere un prodotto da provare, dopo un anno è successo che un'azienda ci ha marciato sopra, come dico io, in modo non corretto e non professionale. Ma questo sarà argomento di un altro video. E invece i prodotti di Don HD e del marchio Beautally ve li trovate nel pallino di informazioni, spero che sia corretto, di qua o di qua, insomma in una delle due parti che vi sto citando, in angolino in alto c'è il pallino di informazioni. Vi metto sempre o i video che non hanno ancora raggiunto le 200 visualizzazioni o qualche playlist particolare, se citata ovviamente in fase di video. Ok, andiamo avanti con Amazon. Questa è stata tutta colpa di Ornitorella, perché ho visto un suo video dove ha parlato molto bene di alcuni calzetti peeling e sfoglianti. Io ero rimasta senza, avevo utilizzato tutti quelli che avevo preso da Zalando, che si chiama K-Glow, è il marchio, comunque è l'unico calzetto peeling e sfogliante a 7,90€ che si trova nel sito Zalando e non Zalando Privé. Questi qui sono del marchio Grace Stella Down for the Peel, un foot mask per esfoliare la pelle dei piedi con un effetto peeling, e sono due confezioni originali. Ho comprato direttamente dal link che aveva lasciato Ornitorella sotto un suo video. Se riesco a recuperarlo volentieri ve lo metto anch'io, perché se lei lo ha messo magari ci guadagna qualcosa, sono anche contenta di supportarla. E mi ha fatto piacere il fatto che questi calzetti costano 10,90€ per due, quindi si risparmia. Se invece li prendete su Zalando, che ci ho speso 7,90€, vabbè che dopo c'erano degli sconti di mezzo e non è che ci abbia pagato neanche io più di tanto. Ma sono stata colpita perché io credevo che, quando sono andata a vedere sul sito Amazon, credevo che questi calzetti fossero 10,90€ al paio. In realtà sono due all'interno. Non ho ancora tolto la parte di
plastichina che copre la confezione principale. Vediamo se si toglie. Vediamo un po' come la situazione. Oh, oh, che bello spacchettare. E questi sono i calzettini semplici. Speriamo che siano già imbevuti. Ma molto carini, non li avevo mai visti così. E questi vanno utilizzati. Allora, sono fatti in Cina. Sono fatti in Cina e dice due paia da 45 ml. Sono da sia da donna che da uomo, vanno bene. Sono cruelty free, vegani con 12 mesi di PAO. Sono prodotti distribuiti, scusatemi, negli Stati Uniti e per quanto riguarda il responsabile dell'Europa è un'azienda che si chiama Jasmine, anzi una persona, Jasmine Rivadeneira, vabbè, l'ho sbagliato anche a leggere, di Barcellona. Qui abbiamo il bel linci in caratteri cubitali che vi lascio più che volentieri per rendere la pelle comunque più soffice, più levigata. Adesso mi ricorderò per sempre che smooth vuol dire levigato. Staremo a vedere, sono molto curiosa di provarli. In realtà sicuramente ci sono due confezioni grandi e poi cosa c'è? Un foglietto di carta illustrativo e un'altra cosa. Ah, ok, qui ci sono gli adesivi per chiudere il calzetto e ne abbiamo addirittura quattro paia di adesivi. In più vi ringraziano per aver comprato il prodotto e ci lasciano un regalo. Carina questa cosa, andrò a vederla perché c'è un URL, si chiama quello che vedete sopra sulla barra di ricerca, che vi lascerò anch'io in info box perché sono assolutamente curiosa di sapere che cosa consiste questo regalo, se una percentuale di sconto oppure no. Spero che sia ancora valido perché questo prodotto mi è arrivato a inizio mese di ottobre e non l'ho mai aperto perché ho aspettato di farvi il video a riguardo. Rimettiamo via tutto quanto. Questi una volta al mese me li faccio perché ho sempre bisogno soprattutto di rimuovere la pelle secca e morta della zona dei talloni perché cammino purtroppo tanto con i talloni. Sempre da Amazon vi devo aggiungere tre palette e sono ritornata a prendere il marchio iMagic, iMagic, come volete chiamarlo, perché ho visto delle cose nuove interessanti da provare e citarvi. Uno, ho fatto anche una foto su Instagram, l'altro la dovrò fare in settimana se c'è una bella luce a pausa pranzo per aggiornare il mio Instagram. Questo è quello che già vi ho fatto vedere del Lorelei Makeup Palette. È una palette anche questa cruelty free ed ha una palette che consiste soprattutto nel studiare i prodotti per farvi sì che possiate avere tutte le cose per viaggiare, infatti è una palette da viaggio, con colori caldi per quanto riguarda gli ombretti, illuminanti, blush e il contorno per aiutare a finire il tuo make-up da tutti i giorni ed essere glam immediatamente. È solo di uso esterno, è distribuito dalla iMagic Beauty International Cosmetics Limited di Mongkok RDKL, sì, quindi Cina di sicuro, anche se non lo specificano. Qui dietro c'è anche tutto l'inci, è un po' una palette cartonata con un piccolo richiamo alla gomma. Qui si è un po' rovinato perché ha preso un po' di olio, sinceramente, all'interno della borsa del cibo che utilizzo per portarmi a lavoro il mio pranzo. E questi sono i colori disponibili. Mi piace il fatto che ci siano due blush di colore così messi insieme che fanno quell'effetto un po' graduato,
anche se non sembra, ma in realtà è così, sono divisi in due, però si possono utilizzare tranquillamente insieme. Non ve li swatcho perché comunque ve li voglio citare nei video delle recensioni delle palette. Pian piano ritornerò a fare anche quelli low cost e soprattutto anche quelli delle palette che sono arrivate e che hanno aumentato la mia collezione nell'ultimo periodo. La seconda costano 9€, 8€, quindi una monata, ancora meno dell'Eye Magic classica e l'altra, quella nella versione più rosata. Questa invece si chiama The Mermaid Makeup Palette, anche questa ha la possibilità di fare dei trucchi con una palette facile da portarsi in giro. Qui si è tutta incollata, vediamo se riesco a un po' sistemare la situazione. Questa purtroppo mi era arrivata leggermente rovinata per quanto riguarda il blush, ma ha dei finish totalmente differenti, dei colori che più mi piacciono, perché c'è quell'arancione super opaco, ha un blush un pochino troppo glitterato, infatti fa molto stile Mermaid, sempre del marchio Eye Magic. Vi lascia degli ombretti dai colori fantasiosi, illuminante, blush e contorno per rendere comunque più glamour il vostro look. Mi ispirano tantissimo sia questo, che non sembra ma in realtà è leggermente duochrome, perché ha sì un po' di oro ma anche un effetto fosforescente, e questo, ma questo lo devo swatchare, ma questi sono solo glitter, quindi ci va un po' di colla, qua ci va. Bello. Bello questo, super luminoso. Devo trovarci. Ah, e poi tra l'altro hanno anche la stellina, bellissimo questo come ombretto. Fa molto Tata, però in realtà ci sono tutte dei glitter piccolini con dei riflessi giallo e verde e delle stelline e delle palline anche. Molto carino questa cosa, forse la videocamera non lo metterà a fuoco, però la stellina io la vedo e anche i pallini, e non vanno neanche via più di tanto ma tendono a perdersi, quindi bisogna trovargli una bella colla per riuscire a sfruttarlo pienamente. Staremo a vedere, insomma. Mi piace forse di più l'altro range di colori perché è più alla portata di tutti, però questo per dei trucchi più insoliti ci può stare tranquillamente. Anche questa l'ho pagata 8-9€. Per questa butto via questa cosa perché puzza terribilmente di olio e mi dà assolutamente fastidio. Sono rimasta amareggiata dal fatto, sì, di aver preso questa palette ma è tutta rovinata qui sotto, quando ho aperto il pacco era già così. Per quanto riguarda la spedizione dei prodotti, questi qui Eye Magic, ho utilizzato il servizio Melissa, che nient'altro è che un deposito delle vostre spedizioni Amazon in un supermercato di Mestre che si chiama PAM e si trova in Corso del Popolo a Mestre. Vediamo subito. Oh, questa non puzza, fortunatamente. Palette con questo effetto a bolle, sembra un pochino Animalier. È abbastanza grande, comprende 30 colori e questi sono tutti i colori presenti all'interno della palette. È molto ampia, io già conosco gli ombretti di Eye Magic perché ho utilizzato soprattutto la primissima versione per diversi mesi, e tra l'altro l'ombretto, quello da arcata sopraccigliare, l'avevo anche già bucato. Vediamo se magari ricordano un po' le palette che vi ho fatto vedere prima o anche quelle che ho già comprato negli anni passati. Questa qui viene 16€ e ci sono anche altri
altre versioni, altri colori, soprattutto più caldi e più sui marroni. Li ho presi tutti questi nel periodo del Primer Day, che era il 13-14 di ottobre, ma non hanno partecipato agli sconti. E non ci ho pagato le spese di spedizione perché ho superato i 29 euro e poi con il servizio Melissa non c'era la tariffa delle spedizioni. Certo, se avessi pagato meno di 29 euro sì, l'avrei dovuta pagare. Queste qui è stato un acquisto di 34 euro. Per quanto riguarda i calzetti, questi qui anche non li ho pagati, a parte che c'è la spedizione Prime per questo, ma comunque non ho pagato le spese di spedizione perché avevo preso due libri di grammatica e lettere commerciali in russo, perché avevo voglia di studiare, di riprendermi un po' in mano il russo, e così facendo sì, ho avuto una spesa di 50 euro rotti e non ho pagato le spese di spedizione. Sono ritornata a prendere smalti perché il mio intento è quello di far ricrescere le unghie e sono andata al Tigotà, due Tigotà che hanno aperto di recente. Uno è a Mestre, vicino al quartiere Pertini, di fianco a un Aldi, e per quel negozio io mi sono portata a casa due smalti di Laila che collezionavo quando venivano inseriti all'interno di Donna Moderna e non solo, con le riviste. Ho preso il numero 38 a 4,90 euro perché erano in offerta, avevo voglia di azzurro e soprattutto di riavere questi smalti Laila perché mi piacciono molto, ne ho alcuni messi da parte in collezione che non butterò mai via a meno che non vadano a seccarsi. Non hanno il pennellino super ampio ma è lungo e sono molto liquidi, quindi a parte che si asciugano velocemente quando li stendete sulle unghie, sono anche facilmente utilizzabili se volete fare delle manicure particolari. Mentre questo è il numero 73, che è un azzurro metallizzato, li ho voluti prendere insieme per magari fare un'unghia di un colore, tipo l'anulare, il pollice e l'altro con l'altro colore, o anche di mischiarli insieme e avere un colore pastello cremoso pieno e uno con un finish metallizzato che dà un tocco di luce e ha anche un tocco di luce diverso rispetto a quello cremoso. Ma non solo lì sono andata, perché ho approfittato anche di andare a vedere il nuovo punto vendita che hanno aperto vicino al Media World, spostando quello che era di fronte allo Shan di Mestre. Vi ho fatto già un video dove vi presentavo il negozio, sono andata dentro, ho fatto un po' di video, vi faccio vedere così velocemente ciò che mi sono portata a casa. Sono cose che mi servivano ma sono delle cose che volevo comunque provare da diverso tempo. Allora, per quanto riguarda sempre il fattore smalti, ho voluto prendere sempre questo di Laila a 7,90 euro, ok, per far crescere le unghie, ed è praticamente la base, quella amara, per non farvi mangiare le unghie, che io utilizzavo molti anni fa, che sicuramente ho da qualche parte perché ho una base ma la devo buttare perché è molto vecchia. Dopodiché c'è anche lo stand Essie, e quindi di Essie, di questa linea Expressi, più piccola, più compatta, molto carina. Ho preso due colori sull'arancio marrone, uno si chiama Bold and Be Bold, il numero 180. Questi dovrebbero avere un applicatore più ampio, ve lo faccio vedere. È più ampio, quindi questo con una passata, massimo due, riuscite ad avere un colore super pieno. Questi non so dirvi quanto costano, ma dopo, quando prelevo tutto quello che vi devo mostrare, c'è lo scontrino dentro e vi indico un po' il costo. C'è un altro un pochino più terra di Siena, anche questo con una punta di arancione, che si chiama 160 In a Flash Sale. Sono della linea ad asciugatura rapida e sono contenta che ci sia essi anche da Tigotà. Non hanno tantissimi colori perché lo stand non è ampio e tanto rifornito, però qualche cosina c'è, e credo che siano anche delle edizioni particolari queste, perché hanno una forma diversa dal solito.
ho voluto prendere, perché il mio ego mi ha spinto a prendermi un prodotto di Legami, che è praticamente un come si chiama? Un portachiavi con la mia iniziale del nome, perché se mi viene un lapsus che non mi ricordo più che mi chiamo Jessica o la Jane, vabbè, era per metterla sulle chiavi della macchina, e sapete che mi hanno strisciato la macchina da neanche un anno di vita. Io sono alquanto... Sì, la persona praticamente non ha messo il freno a mano e la macchina è venuta giù perché era in pendenza e mi ha strisciato tutto il paraurti della parte del guidatore, compreso anche il fanale. Mannaggia a lei, alla sua sbadataggine. Può succedere, per fortuna stiamo bene, non è successo nulla di grave. Devo farle quantificare il danno, perché ha detto che per fortuna me lo ripaga, altrimenti passiamo in constatazione amichevole se la spesa è troppo elevata. Ecco, no, stavo guardando più che altro quanto costavano gli smalti di Essie: 9,85 euro. Avevo 10 euro di sconto se facevo due spese da 25. E in più c'erano anche due nuovi correttori di Bourjois, l'Always Fabulous 24 ore Extreme Resist, questi due nuovi colori. Non ve li swatcho totalmente perché non voglio far partire il PAO, avendo comunque già altri correttori messi da parte, sempre anche di Bourjois, e questa linea mi ha convinto. C'è anche non il mascara, ma il fondotinta, non so perché dica un termine piuttosto che un altro. Staremo a vedere. Comunque sto utilizzando di più il correttore di Benefit, perché mi sta piacendo di più rispetto a quello di L'Oreal, l'Infallible, il Morden Concealer sarebbe l'Infallible. Non so se quello lo porterò ancora avanti o se aspetterò di utilizzarlo come primer per gli occhi, ma sicuramente io qui ho comunque pochi correttori chiusi di scorta. Ho questo qui che avevo preso l'anno scorso a Capodanno in Germania, di Maybelline. Poi dopo ho questo qui, il Radiance Reveal, sempre di Bourjois. E poi dopo ho due della versione Healthy Mix, perché purtroppo per sbadataggine avevo comprato quello più scuro e non il mio colore quando era in offerta al Tigotà, mentre quello più chiaro l'ho preso su Amazon. In questo caso li metto già via, perché la trousse con tutti i correttori di scorta è facilmente prendibile qua dalla mia scrivania, dove tengo tutti i prodotti di make up, e sono a posto, ho già messo via qualcosa. Questo invece è l'unico prodotto di skincare, pseudo skincare, che ho preso del marchio Naobei a 16,90 euro. È il prodotto che mi è costato di più, e l'ho preso perché, a parte che è una linea nuova, io non l'ho mai vista. Naobei lo conosco perché comunque già l'ho visto al Cosmoprof e ho già preso in passato delle cose che devo ancora utilizzare, sempre l'antichità. Ed è un eye primer, ma anzi un prime eye, un contorno fluido per gli occhi con acido ialuronico e calcio minerale, complessi di estratti di OT. E sapete che io non mi ricordo mai l'OT che cosa vuol dire, nonostante io abbia cercato questo termine per diverse volte quando facevo il video, soprattutto per parlare di alcuni prodotti del marchio Pixi, che lo utilizza quell'ingrediente. Allora, certificato EcoCert, vediamo com'è la situazione. Molto bello il pack con questa parte di legno per tenere un prodotto che è veramente uno sputacchio. Non pensavo fosse praticamente tanta scena e pochissimo prodotto. Perché fare un contenitore così ingombrante per una roba del genere? Cioè, alla fine io sui 16,90 euro ho pagato anche questo. E questo non mi serve assolutamente a niente, se non per l'inci, per il fatto di dirmi che è EcoCert, per il fatto di dirmi che ha 12 ml di prodotto e 12 mesi di PAO, che è cruelty free. È un contorno occhi a roll-on con acido ialuronico combinato con un complesso di calcio per riattivare la produzione naturale della pelle, dell'acido ialuronico e dell'elastina. Grazie spagnolo per avermelo detto, comunque c'era anche in italiano, ma io mi sono voluta complicare la vita, va bene. Vediamo un po' com'è. Tanto questo, bene o male, lo voglio utilizzare proprio come o come siero
o come primer prima di utilizzare il correttore sulle occhiaie. Ma non male come cosa, lo metto via. Ingombrerà tantissimo, aspettatevelo nei prossimi mesi in questi schermi. Infine, sempre da Tigotà, prima che mi chiudesse il negozio dove era prima, ho voluto prendere, nonostante non mi piaccia il correttore, quello liquido, ho voluto però dare una chance al correttore sempre di L'Oreal della linea Infallible 24 ore Concealer Pomade nella numerazione 10 Light, perché l'ho pagata veramente poco, tipo se non 4€, 5€. E in realtà secondo me è un prodotto che costa anche di più. Togliamoli l'antitaccheggio senza fare danni, perché ovviamente bisogna attaccare le cose dove ci sono tutte le indicazioni. Ha 24 mesi di PAO e qui abbiamo anche l'INCI. Per fortuna l'ho salvato, perché questo è abbastanza interessante dal mio punto di vista. Cioè, secondo me è sempre importante farvi vedere come sono composti i prodotti. Ok, c'è anche qui sotto, spero si legga un pochettino. E per quanto riguarda l'apertura, c'è un sigillo di sicurezza che non era stato intaccato. Su questo non sono stata attenta quando ho acquistato il prodotto, ma è una mia negligenza che di tanto in tanto dovrei curare. Lo apriamo ed è una pomade classica. Dato che ho avuto più presenza di brufoli ultimamente o di crosticine, sinceramente una pomade di tanto in tanto mi serve. E avete visto prima tutti i correttori che vi ho fatto vedere che ho nelle scorte, mi manca una pomade, la metto via. Così so che se ne ho bisogno è tutto qui dentro. Lì là qua, a inizio mese, ci sono tre cosucce di make-up e tutta una serie di maschere nuove che sono uscite nello stand Main Cosmetics. Cos'è caduto per terra? Uno scontrino che non mi serviva a niente. E vediamo un bel po' qui. Le maschere le ho pagate tutte 2,95 e invece i rossetti dell'Oreal, che si chiamano Matte Lip Crayon, sono tutti a 10,90€. Ho voluto prendere 4 colorazioni di rossetti perché magari nei prossimi periodi, se staremo chiusi in casa, boh, non lo so come sarà la situazione, ci saranno questi nuovi prodotti che vedrete indossati sulle mie labbra. Sono molto belli, molto particolari, con un temperino nella parte finale, anzi scherzavo, non so che cosa serva, probabilmente è leggermente fallato, ma potevano metterci un temperino, poteva essere una buonissima soluzione. Per gli swatch si chiama Crayon Lev Matte, quindi sono tutti opachi, da 1,3 grammi di prodotto. Il PAO, I don't know, sono fatti in Germania, 12 mesi di PAO. Ma per questi sono comunque contenta, perché utilizzo tanto quelle di Maybelline, le Superstay Ink Crayon, che non sono come le Liquid Velvet Ink, come si chiamano? Le Ink... Faccio le gaffe alla Zaya, che non sapeva coniugare la conseguenza temporum perfetta, ma i rossetti classici di Maybelline, super famosi, liquidi, che non li togliete se non ci passate sopra per forza un bifasico o dell'olio. Staremo a vedere, sono comunque secondo me non mask friendly, ok, chiamiamoli così, ma avevo voglia di provare dei rossetti nuovi e non di andare avanti sempre con quelli di Bourjois che state vedendo, oppure questo di Sien che sto utilizzando, oppure cosa sto utilizzando sempre nell'ultimo periodo, qualcosa di Astra, qualcosa di Kiko e anche la solita, la 15 Lead the Way si chiama, se non mi ricordo male, di Maybelline, sempre in questo formato. E questa uscita io sinceramente l'ho vista solo da Lila Pua, fatemi sapere se l'avete adocchiata da qualche parte. Vi faccio rivedere un pack, così giusto per... I colori che ho preso sono il numero 113 Brulee Everyday, ho preso il 102 Caramel Blonde,
Questo invece è il 112 Spice of Life, che ricordano molto i colori che stanno andando tanto di moda adesso, simil MILF di Mulac, e questo è il 15 Sweet and Salty. Questo era il rosato che più era andato nello stand, non c'era neanche, forse questo era l'ultimo o il penultimo disponibile, non c'era tanta altra scelta. E quello più venduto insieme al nude, tutti i berry, ma comunque di berry vedo che non li utilizzo più tantissimo, anche se sono dei colori che amo particolarmente sulle labbra, ma porterò avanti quelli che ho perché ne ho già tanti di berry in collezione. E alla fine ho preso tutte le linee di questo marchio Mizun, che io già ho visto da qualche parte, se non al Sana, no, Sana no, ma al Cosmo Prof oppure online. Ho preso la maschera all'aloe a 2,95 €, ho preso la versione al melograno, ho preso quella alla bava di lumaca, poi dopo c'è al limone, vitamina C Forever and Ever, quella al cocomero, no, al cocomero, perché cocomero, al cetriolo, che sarà comunque la prima che farò perché a me non piace il cetriolo, ma ero curiosa comunque di provarlo, al bambù, e ogni linea ha la sua funzione. Questa è quella che mi ispira di più, all'acido ialuronico, alla rosa, anche questa insieme al cetriolo sarà tra le prime che farò perché non amo più di tanto quell'ingrediente, e siamo ritornati all'aloe. All'aloe fa levigazione e nutrimento, vitalità e contro le rughe, quella al melograno. Per quanto riguarda la bava di lumaca è sempre nutrizione contro le rughe, per schiarire e illuminare quella al limone, per rendere più nutriente, per illuminare quella al cocomero, al bambù è per levigare e rifinire, per nutrire e idratare quella all'acido ialuronico, e per i pori, per la cura dei pori e per la nutrizione, quella alla rosa. Erano uscite a inizio mese di ottobre. Devo farvici la foto anche per questi di Instagram, quindi tra poco, siccome devo andare giù, volevo fare la foto sia quelli, se devo fare la presentazione in video del secondo prodotto che avevo preso nel mese pagando solo le spese di spedizione, devo farli, quindi mi approfitto e colgo l'ultima luce che è rimasta nella giornata per farvi questa cosa. Sephora, e dopo chiudo qui. Ultimamente Sephora ve la metto sempre alla fine di ogni video. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Allora, c'è che questa ve la dico per ultimo, mentre qua direi che partirei da questa, che sarà una delle prossime palette che vi farò vedere. Avevo preso come campioncino una crema riparatrice di Sisley, questa qui è per il viso, e poi dopo c'era un profumo di acqua di palma che credo di aver preso uguale identico a quello che ho visto dentro alla scatola. E ho approfittato del nuovo lancio della mini palette da 5 ombretti di Natasha Denona, che si chiama Mini Zendo, questa qui, e sarà una delle prossime che vedrete recensite sul canale. Non amo più di tanto i colori rosati perché con la retro non mi sono trovata niente affatto bene, ma quello che mi ha colpito è stato questo colore, che sta andando in gran voga, di gran moda in quest'ultimo periodo. Vedasi anche la Mini Haze Sand, che ha un colore molto similare. 25 euro. Ho visto che Natasha Denona dovrà uscire con una palette un poco più grande, tutta dai colori duochrome, e sto andando via di testa perché io sinceramente la trovo molto bella, tra l'altro molto bella da abbinare con due paio di scarpe di fila che ho visto su Zalando, molto particolare. Vediamo se è uguale. Sì, è uguale. Quindi io di solito i profumi di acqua di palma li utilizzo se ho i doppioni, e uno lo metto sempre in collezione perché sono abbastanza costosi. Facciamo una spruzzata insieme. Non so se vi ho detto che la palette costava 25 euro, quella mini. Molto forte questo profumo.
molto particolare, secondo me unisex, si chiama Colonia Futura, più verso il maschile che il femminile, però non mi dispiace, soprattutto appena finisce il suo impatto e non appena spruzzato. Comunque, per quanto riguarda l'acquisto che ho fatto, questo era il primo, mentre la mini palette di Natasha Denona è stato il secondo. Ho preso una palette di Too Faced a 45 euro, penso venga questa, la Pumpkin Spice. Non l'ho vista prendere da nessuno, ma sapete che io colleziono tutte queste linee, ho la Spice, la Extra Spicy, e non potevo non prendere anche questa qui, anche se ha dei colori un pochino più particolari, però c'è quell'arancione, sempre questi colori che si richiamano tra di loro, questo che viene sempre messo ultimamente da tutti, da Mulak, da Huda Beauty, anche prima da Natasha Denona, sono tutti molto similari. Mi intrippano tantissimo questi violacei qui, compreso questo qui, viola super intenso opaco. Non mi dispiace neanche questo, che è comunque un oro con quel duochrome fluo, ed è una colorazione che mi sta facendo apprezzare molto di più l'oro rispetto a prima. Comunque è una palette che ha quanti grammi, è un'edizione limitata, comunque fate attenzione se la volete prendere, da 12,6 grammi di prodotto e il PAO è da 12 mesi. Per fortuna non costa neanche più di tanto, perché con gli aumenti che ci sono stati da Sephora mi immaginavo di trovarla anche a un prezzo più elevato. Io credo di averla pagata 45 euro, non ne sono sicura, ma ve lo metto in sovraimpressione in caso. E poi ho preso l'unica cosa che veramente mi serviva, perché non ho più niente di scorta per quanto riguarda questo tipo di prodotto, e l'ho voluto prendere del marchio Milk Makeup, il primo prodotto che prendo di questo brand, ed è il fissatore per le sopracciglia trasparente, che costa 19 euro rotti, se non vado errando. Comunque diciamo che mi va bene così, anche se ho pagato quel cincinino in più, perché quello di Benefit costa comunque sicuramente di più il 12 ore, o no, il 24 ore Brow Wow Filter, non è, ma Fixer, è il prodotto classico che prendo, avevo voglia di cambiare e di utilizzare qualcosa di diverso. Sto finendo quello di Alverde, poi dopo ho già aperto quello di Benefit, non avevo più niente di scorta. Ma la causa di tutto questo acquisto è stato per avere tre mini taglie di prodotti Armani, tra cui un mini fondotinta di Armani della linea Luminous Silk, speriamo sia la colorazione adatta, perché ultimamente sto usando campioncini che sono tutti più scuri. Poi dopo ho un Rouge d'Armani Matte nel numero 400, il 400 giustamente, ed è un rosso classico, e udite udite, amplio la collezione di mini taglie di profumi. Questa iniziativa delle tre mini taglie di Armani era già uscita anche nel mese di settembre, la mia amica Erika aveva aderito, io da stupidina non ho aderito. Poi dopo, appena ho visto che c'era di nuovo la possibilità, non volevo farmi scappare il mini My Way di Giorgio Armani, e questa è la bellissima mini taglia che va subito in postazione insieme a tutte le sorelle per ampliare la collezione. Non sento più di tanto, perché purtroppo ho il raffreddore oggi e quindi non percepisco le profumazioni, ma a detta di Erika ha detto che è un buon profumo. Mi piace questa pietra fake, perché non è una vera pietra come tappo, e che richiami tantissimo la boccetta di vendita. Ovviamente questa confezione la butto, la cestina, nella carta, per ovviamente farla differenziata, ma non mi tengo anche le carte, mi tengo solo il formato mini di profumo. Basta, ho finito quello che dovevo farvi vedere. Il video viene sempre lungo quando si tratta di acquisti di makeup e di skincare, non mi sono dimenticata niente, era tutto quello che dovevo citarvi, e comunque è meno, ma mi sono dilungata io sicuramente nel esporre tutte le mie idee, tutte le cose che ho
preso, ho sicuramente speso molto meno rispetto a tanti mesi fa. Vi lascio il big total, così ci facciamo un po' il conto finale di quanto io ho dato via in questo mese. E vi aspetto nei commenti per sapere voi che cosa avete comprato e che cosa vorreste vedere in azione prossimamente, per prima rispetto ad altre. E ci vediamo in un prossimo video, come sempre un bacione.